Inevitabile e anche giusto e doveroso ricordare Anna. Io quando sto con voi, e forse anche il pubblico lo desidera e lo vuole. Assolutamente sì. Questo filmato, vediamo Anna. Cosa ti rende felice? Io quello che ho ottenuto per lo più l'ho cercato. Probabilmente è avere coraggio. E lei il coraggio l'ha avuto. Io credo che se Anna fosse qua, secondo me c'è. Sai, ogni giorno. C'è un momento in cui la ricordiamo, ogni c'è sera. Un momento nello spettacolo in cui la ricordiamo, sì. La ricordiamo in maniera inconsueta, la gente non sa, a un certo punto, no, sono uno spettacolo molto comico, improvvisamente recitiamo una poesia con dei versi molto empatici, molto belli, molto poetici. Ma al di là solo, e la gente rimane per un attimo, e solo alla fine diciamo il suo nome, e lì ne scaturisce ogni sera, a qualsiasi latitudine, l'abbiamo fatto da Bolzano a Palermo eccetera, un applauso che non finirebbe se non dovessimo poi fare il numero successivo dello spettacolo. Me la fate sentire un pezzettino di questa poesia? È difficile, pezzettino, era quello che potete fare, non era previsto. Pezzettino è cui... Vorrei che tu restassi al centro del fuoco con me senza ritirarti. Vorrei che tu riuscissi a superare le notti di dolore anche riuscendo a parlare ai tuoi figli. Vorrei sapere, vogliamo sapere se anche nell'emozione di quell'istante, Nel gioco meraviglioso dell'essere stati in scena accanto a te, anche questa sera che ripetiamo questo magico nostro gioco. Magico gioco, mi impappino, vedi, non ce la faccio. Sei ancora qui con noi, Anna. Ma al di là della poesia e del momento emozionale, la cosa particolare che ci accade è quella di essere comunque sul palcoscenico in tre, ma non si dice tanto per dire, è proprio così. Ogni sera noi abbiamo questa sensazione forte di non essere in due ma in tre. Sarà perché il marchio di fabbrica, diciamo, è riconoscibile, il marchio di fabbrica, l'umorismo è quello che ci ha sempre appartenuto. E poi per sono anche i luoghi. A noi ci capita di rifare i teatri, certo, e di andare, certo, insieme in, certo, quello che era stato il suo camerino. A lei lasciavamo il primo camerino, no? Era la donna della compagnia, era la nostra Anna. E quindi ritrovarci negli stessi luoghi che abbiamo vissuto con lei è un'emozione tripla, quadrupla, non si smette mai di averla con noi. Mi ha molto colpita questa cosa, quello che mi hai detto del suo camerino, mi ha molto, sì, colpito, per cui immagino veramente la grande emozione quando voi
in qualche maniera, no? Ritornate, sì, dove sì, siete stati tutti insieme, per cui mi rendo conto che poi c'è un rituale, forse l'emozione vi fa essere ancora, avete ancora più voglia, no? Di fare un grande spettacolo, di fare il vostro spettacolo, perché lei c'è. È una cosa incredibile, è una cosa che dobbiamo anche a lei, quindi non sarebbe stato ammissibile fare uno spettacolo che fosse stato un flop, che non avesse fatto emozionare la gente. Io vedo che noi abbiamo un pubblico particolare, io dico sempre che abbiamo dei parenti, in platea ci sono sempre persone che hanno qualcosa legato a quei 12 anni di Trio, e allora questa è una cosa... È una cosa incredibile, incredibile. Non può che non essere così. Avevo pensato a tutt'altra intervista, ma non può che non essere così. Anche noi avevamo pensato a tutt'altra intervista. Però non può che non essere così, perché... È inevitabile. Perché... perché bisogna viverla così. Io ho intervistato Anna, l'abbiamo visto un pezzettino, ho intervistato Anna qualche anno fa, credo sia stato forse l'ultimo, la penultima intervista che lei ha fatto. Mi ha colpito tantissimo la sua forza, non stava bene, e soprattutto ancora la sua ironia, sua voglia ancora di sorridere. Per cui io credo davvero che anche noi oggi, voi, dobbiamo sorridere, parlare di Anna con commozione, ma sotto sotto anche con un po' di sorriso, perché sono sicura che lei da lassù ci guarda e sorride. Io me la immagino così. Assolutamente. Le volevamo tutti bene.